Vai, Franco. Ivo Juchic al termine della partita a spareggio, dove è successo un po' di tutto, a parte il finale un po' burrascoso in campo tra alcuni giocatori. Però 4-4 il risultato finale, devo dire che quantomeno 3 dei 4 gol degli ospiti l'Atlantia se l'è fatti da sé. Sì, Tre errori, chiaramente. abbiamo parlato tantissimo di questo prima della partita. Due gol abbiamo preso di una palla rubata nostra che dopo abbiamo tornato a loro. Abbiamo parlato di questo anche prima della partita su video, che è una forza loro. E purtroppo in partita concentrazione su queste due situazioni non era al livello. Abbiamo preso questi due gol che avevo molto paura prima della partita. Abbiamo parlato tanto di questo, ma purtroppo è successo. Ma penso che nonostante tutto abbiamo fatto una partita veramente, veramente intensa, che non è difficile in sé. Devo dire ai ragazzi su questo punto che hanno dato assolutamente tutto, ma questi errori in Italia hanno costato 2 punti. Anche il comportamento della formazione ospite. Io ho davanti a me il tabellino, Atlante Grosseto con un ammonito, loro 5 ammoniti e uno espulso. La dice lunga anche con quale intenzione sono arrivati qui a Grosseto. Ah, sono arrivati con intenzione di vincere, questo è Ma si può vincere anche diversamente, senza ostruzionismo, come hanno fatto anche da ultimo? sì, ma è diritto loro. Loro giocano per entrare in playoff, noi giochiamo per la salvezza. Era una partita dove tutte le due squadre avevano bisogno di 3 punti. Questo ha mostrato anche che loro hanno messo portiere alla fine per provare a cercare questi 2 punti. Ma era anche l'idea nostra di provare, ma purtroppo non c'era l'opportunità. Tutto insieme penso che era una partita bellissima da vedere, una partita che noi dovevamo vincere, ma purtroppo abbiamo regalato 3 gol e su questo livello è troppo. Ha dimostrato ancora una volta che nonostante la panchina corta, è inutile nascondercelo, perché quei 4-5 giocatori di movimento non sono sempre stati gli ultimi, e in campo l'assenza anche di Capitan Gianneschi. Allora dico, mister, due partite alla fine, una dopo Pasqua, perché ora c'è la sosta di Pasqua, sembra si ritorna in campo la prima settimana di aprile, se non vado errato il 6, a Reggio Emilia contro l'Olimpia Regium. Non so cosa possa contare per la tua formazione a livello di energie, a livello di cartellini, perché l'ultima partita poi qui, guardando anche qualche altro scontro diretto che ci sono tra le squadre dei bassi fondi della classifica, potrebbe essere quella decisiva all'ultima. Sì, ma noi lì aspettiamo una partita ancora in 5-6 perché oggi Liburnia ha preso il quinto giallo, torna capitano Gianneschi, ma devo dire che abbiamo trovato un modo per giocare così pochi, ma anche dare prestazioni intense, prestazioni dove a momenti siamo noi che controlliamo il gioco, che non è facile con un numero di giocatori così, ma io mai cerco alibi. Abbiamo capito la situazione, abbiamo trovato un modo di giocare buone partite anche con questo numero di giocatori e lo cerchiamo di fare anche a Olimpia. Va bene, Ivo, noi ci vediamo dopo Pasqua, ti faccio i migliori auguri a te e a tutta la tua famiglia e speriamo bene. Lei.